Salve a tutti e benvenuti! Oggi vi mostro un album che mi sta particolarmente a cuore, ovvero l'album che ho realizzato al ritorno dal nostro viaggio a New York a settembre 2019, quando ancora si poteva viaggiare. In realtà ho realizzato due album quasi gemelli, uno per noi e uno per la mia amica e la sua famiglia che sono venuti in vacanza con noi. Mentre eravamo a New York, io avevo già in mente questo progetto e speravo di trovare una collezione di carte adatte all'occasione. In realtà non ho trovato nulla, perché innanzitutto siamo stati una settimana e siamo andati solo da Michaels in centro a New York, che è la versione, diciamo, ridotta di Michaels. Quindi non ho trovato nulla, ero riuscita solo ad acquistare la mia scatola porta washi, di cui vi ho mostrato il video su Instagram. Se non l'avete visto, potete trovarlo su Instagram. E quindi quando sono tornata a casa l'ho subito acquistata su Amazon e ho preso la collezione Paper House a tema New York. È una collezione bellissima, io ho utilizzato questa volta veramente tutti i fogli, anche il più piccolo ritaglio. Vabbè, ho fatto anche due album, dobbiamo anche dire. E poi erano inclusi anche gli sticker, e ho utilizzato anche quasi tutti gli sticker. Allora, l'album misura 16x21 cm e l'ho rilegato con le spirali metalliche e la Bindi Tall, di cui vi ho parlato un bel po' di tempo fa, e vi lascio il link nell'info box. Apriamo. Qui ho utilizzato la fustellina Casey Art con la scritta Date, un aeroplano che non ricordo di che marca, in realtà una fustella in gomma crepla. Poi ho timbrato sul vellum la scritta Travel e poi l'ho embossata con la polvere embossing Stampendos Age Ivory, bellissima, fa un effetto veramente strepitoso. Questo invece è il timbro, adesso sfogliamo. Oltre che a New York, anche a Toronto, due giorni. Ho raccolto tutti i memorabilia possibili, anche in aereo ho preso i sacchettini che danno, diciamo, in caso che danno sull'aereo, quindi ho preso questo di Air Canada. All'interno ho inserito delle foto, la mappa della città di Toronto e poi il block notice che si trovava in hotel. Poi ho utilizzato le bustine in formato A5, quelle trasparenti forate, le ho tagliate, quindi le ho rimpicciolite. Ho tagliato la parte bianca, stando attenta a non tagliare la cucitura. Poi ho inserito una strisciolina di carta in modo da permettere il taglio perfetto con la Bindi Tall. Ed infine ho chiuso, ho sigillato nuovamente la parte con il Photo Fuse della Weir Memory Keepers. Anche di questo strumento vi ho parlato più volte e vi lascio il link nell'info box. Qui ci sono tutte le carte d'imbarco, il nome dell'hotel di Toronto e il giro alla Sea Tower di Toronto. Qui siamo già a New York, una visuale dello skyline di New York notturno, Central Park, ho inserito degli sticker, degli sticker della mela, qualche timbrata. Insomma, le carte aiutano tantissimo e poi volevo dare molto spazio alle foto. Ho rivisto gli zii di mia mamma, quindi i miei zii che non vedevo da tantissimo tempo. Qui siamo di fronte a St. Patrick. E poi ho inserito qualche cartolina nelle varie bustine in vellum. La Statua della Libertà e qualche foto a tema. Anche
in questo caso ho utilizzato la stessa tecnica con le bustine in formato A5. Questa volta, oltre ad aver sigillato la parte laterale, ho anche chiuso. Ho creato più taschine in modo da poter inserire i vari formati di biglietti. Quindi il biglietto della metro, della Statua della Libertà e qualche bigliettino dei vari posti dove abbiamo fatto colazione, merenda. Qui invece, guardate, in questa bustina ho timbrato con il timbro New York bellissimo di Carabel Studio. Di Carabel Studio, guardate che bello, lo adoro, è proprio a tema New York. Poi dentro ho messo una foto e sempre i vari memorabilia dei posti che abbiamo visitato. Times Square, non poteva mancare, la foto con l'orsacchiotto, varie foto di Times Square, New York, il nostro aperitivo con la visuale sull'Empire. E niente, qui qualche foto simpatica. Le cartoline che ricordate sempre di acquistare nei vari viaggi, aiutano sempre nell'album. Qui una giornata meravigliosa. E all'interno abbiamo le altre foto, una mappa di Manhattan e qualche foto e anche il cibo di strada che abbiamo mangiato. Un'altra timbrata del timbro New York Carabel Studio, questa volta sul craft. Abbiamo anche rivisto mia cugina che abita nel New Jersey. Altre foto. Il timbro Carabel Studio include anche la scritta New York, quindi ho fatto una pagina tutta con questo timbro. Qua siamo sul ponte di Brooklyn. Cartoline a go-go, queste sono le varie foto. Le varie carte più che altro. L'immancabile sacchetto di Starbucks. All'interno ho messo due bigliettini che ci hanno dato i miei zii e il portabicchiere sia di Emanuele Bakery sia di Starbucks. Tre foto e siamo giunti quasi alla fine. La limousine che è venuta a prenderci per portarci all'aeroporto al ritorno. E qui siamo di nuovo sull'aereo, purtroppo si torna a casa, il viaggio è finito. Anche questa volta ho utilizzato le bustine trasparenti per i biglietti di ritorno ed infine l'ultima bustina trasparente l'ho utilizzata per conservare le varie monete. Allora, vi faccio vedere con il foglio bianco sotto. Guardate la resa del dollaro e delle varie monetine. Gli ultimi scatti con i cupcake famosissimi e gli hot dog di New York. Le ultime due cartoline e l'album è finito. Piaciuto? Spero proprio di sì, è ricchissimo di ricordi, su ogni foto potrei raccontare un aneddoto, un episodio, una risata, insomma, è stato proprio un bellissimo viaggio e meritava un album speciale. Spero piaccia anche a voi e se vi fa piacere lasciate un commento sotto il video e sarò felice di rispondervi. A presto! Ciao ciao! Ah, ricordate di attivare la campanellina che trovate accanto al tasto iscriviti per ricevere le notifiche ai nuovi video. Ciao ciao!